A un sistema integrato di 360 telecamere, droni e servizi di geolocalizzazione, Falco ti permette di inviare segnalazioni in tempo reale alla sala di controllo, verificare i percorsi più sicuri o richiedere un intervento in modo semplice, efficace e veloce. Scarica anche tu Falco Città Protetta, la nuova app gratuita per vivere forlì, in tutta sicurezza. Falco, la libertà di non avere paura. Una nuova app scaricabile gratuitamente da parte dei cittadini per coadiuvare la polizia locale nella sicurezza del territorio, presentata Falco Città Sicura, ideata dal Comune di Forlì e l'ente Forlì Mobilità Integrata. L'obiettivo del progetto è quello di utilizzare la tecnologia attraverso il sistema di telecamere e di videosorveglianza per inviare segnalazioni riguardo situazioni di degrado, presenza di pericoli che non necessitino della chiamata al 112. Un sistema articolato per la sicurezza della città e del cittadino, quali sono i principali obiettivi e da quando sarà ufficialmente operativo? Allora, i principali obiettivi sono garantire la sicurezza dei nostri cittadini seppur Forlì sia già una città estremamente sicura e quindi questo alleggerirà anche il nostro lavoro perché non abbiamo questa pressione per l'appunto. È un sistema innovativo, è un sistema che lanceremo per la prima volta come città in Italia, un sistema integrato in cui un'applicazione consentirà di gestire diverse situazioni di criticità per i nostri cittadini. Il lancio è oggi l'applicazione è già disponibile presso i download del, dei principali eh, produttori di applicazioni. Quindi siamo eh, in, agli sgoccioli, tra poco una conferenza stampa in cui andremo a presentare per l'appunto Falco Città Protetta. Crede che molte città italiane seguiranno l'esempio di Forlì? Beh, diciamo che... Quando abbiamo lanciato l'idea eh, e abbiamo fatto una prima conferenza stampa spiegando che stavamo lavorando su un progetto estremamente importante, abbiamo già ricevuto diverse richieste in cui molte città ci chiedevano per l'appunto di eh, sapere a che cosa stavamo lavorando e in quali termini. Quindi, probabilmente, se questo sistema sarà eh, funzionale, come noi riteniamo che sia, avrà sicuramente successo e qualche città ci chiederà qualche informazione in più sul suo funzionamento. Il sistema di videosorveglianza della città in questo momento sta arrivando al suo completamento, che sarà una fase importante anche di questo progetto. Sì, sarà una fase importante anche perché con gli ultimi fondi che abbiamo stanziato, gli ultimi fondi rispetto al trimestre di investimenti del, dell'amministrazione comunale, andremo a completare un, un quadro complessivo di 360 telecamere in città tutte dislocate in punti strategici e nevralgici che quindi consentiranno il monitoraggio del centro in, in un modo molto capillare e soprattutto in un modo che garantirà il massimo gradimento per quello che riguarda gli interventi delle forze dell'ordine. Come comune cosa vi aspettate da questa app? Beh, noi partiamo con il massimo obiettivo, quindi ci aspettiamo che possa essere subito da, eh, scaricata da molti cittadini che un po' alla volta la inizieranno a conoscere, incominceranno ad apprezzarne le qualità e incominceranno a capire che sarà un sistema per, appunto, che renderà loro la vita un pochino più facile. Una tecnologia avanzata tra telecamere e anche coadiuvata dal lavoro della polizia locale, insomma come funzionerà Falco? Sì, Falco è un'app completamente gratuita che abbiamo messo a punto, sviluppato e progettato internamente come Fmi, che siamo una società eh, completamente pubblica del comune di Forlì, in House. E il funzionamento che è nato un po' da un confronto con l'amministrazione, il vice sindaco e la polizia locale. E sostanzialmente ha come obiettivo quello di avvicinare il cittadino alle forze dell'ordine quindi alla, alle polizie locali e eventualmente anche alle altre forze di polizia. Sostanzialmente un cittadino può scaricare questa app, è valida sia nel sistema android che nel sistema ios, Apple e gratuitamente può appunto usufruire di questa di quest applicazione e, e può inviare segnalazioni alla polizia locale eh, sono segnalazioni anche differenziate per tipologia, ha la possibilità di anche inviare una foto, nel caso magari eh, voglia contestualizzare o esplicitare magari un certo fenomeno, un abbandono di, di rifiuto piuttosto che un problema di sicurezza o un problema anche di degrado urbano. E, e più questa, questa app è collegata, la cosa importante e innovativa, al sistema di videosorveglianza cittadino. Quindi questa cosa permette alle forze dell'ordine, intanto se uno manda la segnalazione, di attivare la telecamera e porla in evidenza nella centrale operativa eh, che inquadra ovviamente chi ha eh, mandato la segnalazione, inviato la segnalazione. In alternativa, se non è eh, in un territorio coperto da telecamere, Compare comunque in una mappa di Google la posizione di chi ha inviato la segnalazione assieme al numero di telefono che ovviamente deve essere registrato e c'è la possibilità ovviamente di contattarlo direttamente e quindi di eh, supportare il cittadino eh, nell'affrontare meglio e eh, aumentare così la percezione anche di sicurezza anche dal punto di vista eh, di comunicazione e di interazione con le forze di polizia locale. Una questione molto importante per chi accede a queste app è la questione della privacy. In questo sì. caso, come si comporta? Sì, sostanzialmente l'unico dato è il numero di telefono che deve essere eh, registrato nell'app, eh, però quando uno fa la segnalazione eh, rimane per sette giorni come prevede appunto la norma, eh, poi in, automaticamente eh, viene anonimizzato, quindi scompare. Però abbiamo anche previsto, proprio a maggior tutela della privacy, eh, che uno, un utente, qualsiasi cittadino, può con un apposito eh, tasto eh, eliminare già da subito il proprio numero di telefono nel caso non abbia piacere. Il nostro obiettivo è quello che più persone possano utilizzare questo sistema per cui abbiamo proprio pensato eh, di tutelare ancora di più sotto il profilo della privacy e se uno ha piacere di avere l'anonimato, che ripeto, non c'è nome e cognome, è solo un numero di telefono. Come è stata sviluppata la tecnologia per questa app e come è avvenuta la collaborazione con il Comune di Forlì? Sì, allora, il Comune di Forlì ha scelto la piattaforma un Control Center di Motorola Solutions per la gestione delle telecamere e del sistema di videosorveglianza. Tra i vantaggi di questa, della piattaforma Avigilon, quello che è quello più apprezzato principalmente dalle pubbliche amministrazioni è il fatto che quando c'è un evento ci sono degli strumenti che permettono di cercare le immagini anche tra decine o centinaia di telecamere nel minor tempo possibile e sappiamo che il tempo in una centrale operativa che lavora sulla sicurezza è uno dei fattori chiave. Quando il comune di Forlì ha deciso di coprire quello che è in un certo senso il, il lato mancante, cioè la partecipazione della cittadinanza in maniera attiva ai sistemi di sicurezza e ha iniziato a sviluppare l'app la, la Falco, ha utilizzato come interfaccia per ricevere gli allarmi e le segnalazioni proprio il cosiddetto centro dell'attenzione che è un'interfaccia della piattaforma Vigilant Control Center dove vengono in maniera grafica e immediata gestite tutte le segnalazioni di potenziale allarme. Questo è stato possibile grazie al fatto che la piattaforma Vigilant è una piattaforma aperta alle integrazioni con terze parti per cui il fatto che ci sia un altro software, un'altra applicazione che lavora insieme alla piattaforma eh, Di è un valore aggiunto sicuramente per il cliente, ma anche una soddisfazione per eh, Motorola perché eh, è la dimostrazione che i sistemi non sono chiusi e che il maggior valore si ha quando si mettono insieme tecnologie e in questo caso soprattutto idee. La polizia locale potrà anche azionare le telecamere dalla centrale operativa quando sarà necessario. Sì, se il cittadino si trova in un circuito che è videosorvegliato, attivando la segnalazione in maniera autonoma, automatica si attiva eh, un'ottica e quindi l'operatore di centrale può vedere in diretta il cittadino che fa la segnalazione. Il cittadino in alcuni casi verrà anche contattato dall'operatore di centrale per andare ad approfondire la tipologia delle segnalazioni. Quindi sempre di più la tecnologia viene in aiuto di quella che è la sicurezza cittadina. Certo, la videosorveglianza è, ha una, una duplice funzione, quella di deterrente ed è anche utilissima quando si sono poi dopo compiuti dei reati per poter individuare gli autori. Ovviamente dietro a tutta la tecnologia c'è sempre, sempre, rimane la risorsa principale che è la risorsa umana.